Carissimi e carissime, grazie di essere qui ad apprendere la versione reale del fantastico regno piano che ci ospita, quello su cui poggiamo i piedi e vedere ancora una volta ciò che non insegnano nell'apprendimento scolastico. L'obiettivo sul quale lavora questo sistema scolastico è solo quello di raggiungere un pezzo di carta morto che attesta di aver imparato regole e calcoli, per cui lo scolaro è idoneo per certe posizioni. Gli insegnamenti iniettati ripetutamente attraverso i devoti insegnanti indottrinati che non possono cambiare pensiero se vogliono conservare il loro posto di lavoro privilegiato, servono proprio a diffondere ai loro adepti nozioni studiate per farli rimanere imprigionati dentro ai rigidi dettami del sistema, senza alcuna possibilità di pensare in modo alternativo che permetta di sollevare il velo dell'inganno dello stesso insano sistema. Prima rivediamo un video che avevo tratto dal libro 1984 di George Orwell, di cui trovate il link attraverso indice alfabetico sotto la voce 1984 di George Orwell, puntini, puntini, puntini. Ma di per sé il mondo non è altro che un granello di polvere e l'uomo è piccolo, indifeso. Da quanto tempo esiste? Per milioni di anni la Terra è stata disabitata. Sciocchezze, la Terra ha la nostra stessa età, nulla di più. Le cose esistono solo in quanto se ne ha coscienza. Ma le rocce sono piene di ossa di animali estinti, mammut, mastodonti e rettili immani che vivevano qui molto prima che si sentisse parlare dell'uomo. Ma le hai viste queste ossa, Winston? No, naturalmente. Sono un'invenzione dei biologi dell'Ottocento. Prima dell'uomo non c'era nulla e se potesse estinguersi dopo di lui non ci sarebbe nulla. Nulla esiste esternamente all'uomo. Ma esternamente a noi c'è l'universo intero. Pensa alle stelle. Alcune di loro distano milioni di anni luce dalla Terra. Non le potremo raggiungere mai. Che cosa sono le stelle? Disse O'Brien con aria indifferente. Corpuscoli di fuoco a qualche chilometro da noi. Se volessimo, le potremmo raggiungere o cancellare. La Terra è il centro dell'universo. Il Sole e le stelle le girano intorno. Winston si contorse nuovamente, ma non disse nulla. O'Brien continuò come se stesse rispondendo a un'obiezione. Naturalmente, per fini particolari, tutto ciò non è vero. Quando navighiamo sull'oceano o prevediamo un'eclisse, ci torna spesso utile supporre che la Terra giri intorno al Sole o che le stelle siano a milioni e milioni di chilometri di distanza da noi. Ma che importanza ha? Credi che sia al di là delle nostre capacità sviluppare un doppio sistema astronomico? Le stelle possono essere vicine o lontane, dipende solo dalle nostre esigenze. Credi forse che i nostri matematici non sarebbero all'altezza di un simile compito? Hai dimenticato il bipensiero? E adesso vediamo cosa espongono i fisici del sistema. Qualche settimana fa è arrivata una richiesta da parte di un'altra radio, all'Università di Firenze, se qualcuno di noi poteva partecipare a un dibattito sulla Terra piatta. È stato un po' buffo. Prima di esprimere il parere per dire che una cosa è buffa, sarebbe bene informarsi di come è fatta veramente la Terra piana, non certo mostrando immagini come questa che non rappresentano assolutamente quello che è. Significa che non avete assolutamente preso in considerazione né studiato nulla al di fuori di quello che i media divulgano, come sono soliti fare, e tutti noi lo sappiamo ultimamente. Questo sono andato e ho esordito dicendo: beh, l'idea della Terra piatta per noi fisici, se fosse un'ipotesi diciamo plausibile, sarebbe interessantissima, perché ci permetterebbe di rifare tantissimi altri risultati, pubblicare tanti articoli e fare diciamo scoperte nuove. Purtroppo non è così. È vero che, come diceva la regina bianca in Alice oltre lo specchio, bisogna riuscire a credere fino a 6 cose impossibili prima di colazione. Poi arriva l'ora di colazione e ci si mette a lavorare a credere solo alle cose plausibili. Ecco il blocco mentale. Ha iniziato dicendo: per noi fisici, se fosse un'ipotesi diciamo plausibile, sarebbe interessantissima. Se fosse una cosa plausibile, sarebbe interessantissima, perché ci permetterebbe di rifare tantissimi altri risultati. Ha iniziato con se. E questo è il punto che scardinerebbe tutto il loro pseudo conoscere. Dovrebbero veramente rifare tutti i calcoli. Un lavoraccio. Quello che invece stanno facendo i ricercatori liberi. Ma andiamo avanti. Purtroppo, non è così. È vero che, come diceva la regina bianca in Alice oltre lo specchio,
bisogna riuscire a credere fino a 6 cose impossibili prima di colazione. Purtroppo non è così e si allaccia alla favola di Alice nello specchio. Poi arriva l'ora di colazione e ci si mette a lavorare a credere solo alle cose plausibili. Ed ecco l'inganno. Poi ci si mette a lavorare. E attenzione a cosa dice. Credere solo alle cose plausibili. A credere solo alle cose plausibili. Ma su che basi? E adesso ascoltiamo quello che dice. E questo è un fisico, eh? Però sempre per giocare... Però sempre per giocare ho dato ai miei studenti del corso di fisica computazionale di studiare come è la superficie dei laghi sulla Terra piatta, perché sapete che uno degli argomenti fondamentali sulla teoria della Terra piatta è che la superficie dell'acqua dei laghi, che secondo loro hanno misurata perfettamente, è piatta. Bene, allora se si prende una Terra fatta a forma di moneta, con l'interazione gravitazionale che conosciamo, beh, i laghi non sono piatti, perché ovviamente c'è più massa, diciamo, nel centro che il laterale, e quindi il lago ha una superficie tonda anche sulla Terra piatta, e questo, diciamo, è stata una battuta, ma è stato un esercizio apprezzato dai miei studenti. È che la superficie dell'acqua dei laghi, secondo loro hanno misurata perfettamente. Secondo loro hanno misurato perfettamente. Ma voi l'avete fatto? No, avete solo fatto calcoli teorici, monelli che non siete altro. Avete posto la Terra piatta, il meraviglioso regno piano, usando la teoria, e ripeto, la teoria dell'interazione gravitazionale nel sistema eliocentrico, tra l'altro mai dimostrata. Trovate molti argomenti su indice alfabetico sotto la voce gravità e l'avete applicata al vostro modello di Terra piatta, dove l'avete posta nello spazio, dove avete stabilito che i laghi non sono piatti, da una vostra deduzione teorica, da un'assunzione teorica, dicendo che il lago ha una superficie tonda anche sulla Terra piatta. Caro signor fisico, anche i mari sono piani, esca a fare le rilevazioni anziché i calcoli gravitazionali di una cosa che è solo teoria. Con le teorie non cresce il grano per fare il pane, ricordatelo. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su indice alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.